Franco De Rente. Si dice che i poeti vivono a mezz'aria, no? Praticamente vivono una realtà tutta loro, non una realtà veramente esistente. Volevo chiedere quali sono gli argomenti predominanti della sua poesia, quali sono i soggetti a cui la sua attenzione è andata per esprimersi in parole poetiche. L'acquisto del libro potrebbe risolvere tutti questi dubbi. È una voce interessante. Siccome ci sono delle radici molto lunghe, ci stanno anche degli studi classici, la frequenza di certi autori, l'amore. Lei è stato seminarista, no? Sì, vabbè, comunque qualcosa. Lei ha segnato gli studi liceali. No? Studi liceali e seminario. Sì, vabbè, la ricetta a San Tommaso, un po' la logica, eccetera. No? E nelle sue cose ci sono, come questa componente. La verità, la distinzione, le cose. I greci dicevano che indicatore di intelligenza è sapere distinguere. E allora queste radici, un po', non so soltanto radici così abbandonate così nel negletto, no? Perché magari fruttificano per conto loro. Ci sono delle cose, anche altre cose molto amate, dove ti riconosci e c'è la tua personalità. In realtà che però ha avuto dei contraccolpi e in qualche modo si è un po' come seccato il ramo, diciamo di no. Poi improvvisamente, in una condizione che non saprei perché è capitata, ha cominciato a rifiorire e tutte queste cose sono venute fuori come una specie di trascendenza, di una sublimazione. Soprattutto questo mi capitava guardando il creato, la natura, il bello del cielo, i colori della natura. Cioè, quindi nasceva anche un riferimento a domande, diciamo, dell'essere, dell'esistenza. E tutte queste cose poi ti riportano, vogliono avere una situazione equilibrata dove un po' tutto si concilia. Quando la trovo, ti sembra di averla trovata, qui c'entra anche molto anche il senso religioso, quando ti senti che sei in qualche modo, il tuo modo di sentire è consonante con l'universo, con Dio, e tu ti senti quindi inserito in un contesto universale. In qualche modo capisci che nulla della tua vita, anche il significato, è sprecato. Che almeno c'è la speranza che questo sia in qualche modo misteriosamente riconosciuto e valutato. Quindi è in qualche modo superare la realtà, però parte proprio dall'amore delle cose concrete, cioè nel sapere mettersi in consonanza, cioè in concordanza con la natura, amare la natura. E l'uomo, quello che noi siamo, accettarsi. Grazie. Bene, altri interventi?